si gioca in un'atmosfera fantastica qui all'Alba Aid Stadium, pubblico delle grandi occasioni, nessuno è voluto mancare a questo appuntamento. Ben trovati da parte di Piero Cifardo e Lelia Dani, al quale è affidato il commento tecnico. Eccoci pronti per questo terzo e ultimo match della fase a gironi Coppa del Mondo 2022. Si affrontano Germania e Portogallo. Che bello essere qui, Pier. Commentare un mondiale è un'esperienza unica, straordinaria, ma soprattutto per chi come noi vive e respira calcio praticamente tutti i giorni dell'anno. E poi questo è un match che mette in palio tre punti importanti per la classifica. Thomas Müller riceve sostegno. Kerer. Sale Müller. Timo Werner ha concluso sul fondo, aveva anche una buona posizione, ha provato a piazzarla e non è andato molto lontano dal bersaglio. Ruben Neves, CR7. Intervento duro ma corretto. Prova il blitz in avanti. Müller. Occhio a Gundogan. Hoffman gli ruba il pallone con questo intervento. Rafael Leão. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Palla riconquistata dai portoghesi. Bruno Fernandes. A campo a disposizione. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Attenzione a Gundogan. Ecco Werner. Mantiene ancora il pallone. Tutto fermo, punizione per i tedeschi. Gundogan, occhio al pallone per il possibile vantaggio. Rui Patricio ci arriva. Può metterla da lì. Palla in rete, stava dominando ed è arrivato il gol. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Si riparte dunque col Portogallo che deve recuperare un gol. William Carvalho. Ruben Neves. Bruno Fernandes. Ci saranno due minuti di recupero. Ecco Werner. E finisce così il primo tempo. With the club secretary, please note, Mr. Moon has left the building. Secondo tempo al via col Portogallo sotto di un gol, ma ancora ovviamente in partita. Gundogan, Timo Werner, Hoffman, Sale Müller. Interviene proprio all'ultimo e salva. Cristiano Ronaldo. Conquista nuovamente il pallone della Germania. Può contare sull'aiuto dei compagni. Qui non si è lasciato sorprendere il portiere, intervento piuttosto agevole. Vedendo partire la palla ha avuto poi tutto il tempo per tuffarsi. Cristiano Ronaldo. Contrasto vincente, pallone recuperato. Müller. Esce e recupera il pallone. Bruno Fernandes. Palla per Leao. Ruben Neves. Si butta in avanti. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante e ha riconquistato il pallone. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti.
palla in out, rimessa portoghese. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. 5 minuti alla fine, avanti di un gol, tutto può ancora succedere. Spazzano via il pallone. Recupera bene palla qui. Attacca il Portogallo, vogliono il gol del pari. Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. Si fanno vedere i compagni. Quelli a Carvaglio. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. L'arbitro controlla e fischia la fine. Vittoria dunque per la Germania. Una vittoria conquistata con le unghie, lottando su ogni pallone. Contro una squadra avversaria che ha dato il filo da torcere per